Simone Sala. Simone Sala, appena 3 sere fa ha suonato al Blue Note di Milano. Concerti nelle Filippine, in tutto il mondo. Grazie Simone. Grazie a voi Simone. Grazie. Allora, le prove di Telemolise nel cuore. Abbiamo intercettato Simone Sala, che praticamente è una presenza fissa anche alla 7ª edizione di Telemolise nel cuore. Guarda, rientrato da Milano da qualche ora, è stata proprio una corsa, però ci volevo essere, perché Telemolise nel cuore è anche nel mio di cuore, quindi volevo assolutamente anche quest'anno dare il mio contributo. Poi davvero quest'anno c'è una cosa speciale e quindi sono particolarmente contento di esserci. Soprattutto alla luce del fatto, insomma, che si ritorna dopo un anno di forfè costretto a causa della pandemia, quindi c'è ancora più voglia da parte di tutti, anche degli spettatori, di esserci. È così, il 2020 è stato proprio l'anno in cui abbiamo toccato il fondo. Secondo me il 2021, anche se la pandemia alla fine avrà, come dire, la sua tempistica, ma noi siamo già ripartiti, e siamo ripartiti anche bene. Al Blue Note di Milano l'altro ieri sera c'era il pienone e c'era veramente voglia, c'era proprio calore da parte del pubblico, e questo è proprio quello di cui parli tu Gianni, cioè della voglia di ritornare a condividere dal vivo le emozioni di un concerto, di un evento dal vivo. Ci presenterai proprio nel corso di Telemolise nel cuore un ragazzo che si esibirà praticamente dopo di te. Un ragazzo giovanissimo che è qui al tuo fianco. Ce lo puoi presentare? Allora, questa sera sì, abbiamo questa new entry, che è un, tra virgolette, prodotto del comune di Campobasso, del maestro Aldo Ragone. È un ragazzo straordinario, veramente un pianista al quale io auguro, ma davvero faccio i miei migliori auguri, ma sono sicuro che avrà una strada luminosa. È appena reduce da un altro, dall'ennesimo primo premio assoluto, perché lui fa sempre primo assoluto, anda a fare i concorsi in Abruzzo, ha sbaragliato ancora la concorrenza. Gianluca Cristofaro, tra l'altro molisano, quindi siamo ancora più contenti di questo. Eccolo qui, Gianluca Cristofaro molisano di dove? Ripali Mosani. Di Ripali Mosani, appena sedicenne, quindi giovanissimo, con un bellissimo biglietto da visita che ci ha appena raccontato Simone.
Sì, è stata un'esperienza fantastica. Poi sono onorato di partecipare a questa manifestazione, possiamo dire. Quindi sono onoratissimo di anche partecipare successivamente, suonare successivamente al Maestro Sala, quindi sono doppiamente onorato. La tua passione per il pianoforte quando è iniziata? Allora, è iniziata, posso dire, molto presto, all'età di 6 anni ho iniziato a suonare il pianoforte. Ho iniziato a prendere le prime lezioni in un'accademia musicale. Poi nel 2016 sono entrato in conservatorio a studiare con il maestro Aldo Ragone e quindi dal 2016 a questa parte sono in conservatorio.